È un passaggio a vuoto Martina, sì, sono 9 punti consecutivi che lascia la sua avversaria. Signori per cortesia. Classe, atletismo, eccolo qua, bellissimo, poi l'ha schiacciata molto bene. Signori per cortesia. Signori per favore. Signori. Grazie. Sanchez ad Amburgo e in precedenza Houston dalla Maleva. Prende i suoi rischi, questa volta è andata bene. Ecco l'attacco profondo di Martino. Era passata comunque, si passa la palla. 30-40, ancora una palla break. Difensivo senza successo, parità. Argentina. L'altro giorno è venuto Diego Maradona accompagnato da alcuni compagni di squadra, questa sera ce ne sono altri, sono intervisto Bruciaga, Battista, signori di Battiglione, signori, grazie.
c'è grande spirito di corpo. Poi abbiamo anche intervistato Maradona, grande appassionato di tennis. Questo pallonetto viene respinta nel tentativo di ottenere il break a questo nono gioco. Signori, per cortesia. Ancora un'opportunità. Ed ecco il passante di Pedro. Attacco tagliato da Gabriel, giusto, e guarda la perfetta posizione delle gambe di Martine, che annulla ancora una volta lo svantaggio. Il servizio piazza la prova alta di rovescio, vantaggio si vince questo gioco dopo. È la chiave del match questo nono gioco del secondo set. Dopo Gabriele ha un po' paura quando andrà a servire. Signori, grazie. Quattro palle break che non ha sfruttato. È troppo tardi. Parità. Risposta. Grazie.
questa risposta parità. Di Vinto. Il game più combattuto e più importante del match. E diventare un po' un terno all'otto, ancora parità. Signori, non lo sia. Quattro palle break annullate da Martina, due vantaggi interni occupati. Che ora Maiella, era un gran bel passante in corsa. Vantaggio. Signori di cortesia, signori, grazie. Mentre Martina sorride. È andata bene. Questo qui, però la giocata non è venuto fuori, non è casuale, magari non è giocata con così, perché sapeva che poteva fare il punto solamente con il e adesso io di qui di letto io di azzardo tempo sta nel campo un po' confusa, felice, ecco, Messi Nelson con tutte le campagne del cielo. È stata la chiave del match questa mano gioco. Signori per cortesia, Raffa Tavola con Bruno Sabatini con il papà Borgentino. Signori, per favore. Grazie. Sta soffrendo con tutti i fans, tutta la squadra, campione del mondo. Oh. 15-0, 15-0. Si è un po' trattenuta anche nella risposta, eppure la palla è uscita. Anche un po' telefonato, eh? Eh sì. Trova soddisfazione nel rovescio adesso. 30-15. Ha
giusta, ha cambiato l'ultimo momento di fare il contropiede, adesso è rimasta sul nastro. 40-15. Signori, per favore. Signori, si aveva visto lo spostamento. Era giusto. Sul lungo linea, incrociato giustamente. Grazie. Attacco a testa bassa, pensava di aver ferito, non ha battuto completamente la sua avversaria, invece è stata bellissima la reazione anche della campionessa. 15-0, magari andiamo a un altro tie break. Male, è schizzata via la palla, era dentro nettamente. Sì. Signori, grazie. Che sanno tutto praticamente le loro avversarie, andavano per spacciate sia l'incontro della Martina. Esattamente, poi devi pensare che è un'ora e 45 minuti che giocano. Sì. Certo, la che c'è, sta giocando sempre a livello del quarto. Quindi il Cagliari ha solamente avuto un passaggio a vuoto di quei 9 punti consecutivi, poi mi sembra che abbia avuto molto bene il campo e adesso male che li faccia perché il break al secondo set. Che le uniche due sconfitte dell'anno l'ha subita proprio sulla terra battuta, perché sta andando oltre certi suoi valori standard. Non so, tu ci vedi facendo la partita, pensa di vincere o vincere a tutti i costi Roma perché le manca questo palmaresso? No, io penso che non ci pensi proprio. Lei pensa di vuole vincere senz'altro il torneo, non è che dice perché non ha mai vinto, signori, ci tengo particolarmente, non si vede anche se lo ricorda. Quelli sono spunti signori il gioco lo prende. Grazie. Poi magari lo dichiara. Signori, per favore.
brutto questo. Questo è proprio brutto. È stato un bel attacco. 15-0, 15-0. Sono anche fans di Martina, oltre che di Gabriella. Signori, per favore. Signori. Che Gabriella batte la seconda di servizio, 90% il punto da Martino. Ah certo, beh, tutti gli attacchi che le ha portato statisticamente hanno permesso di... punti dal match Martino Navratilova. La qualificazione cena. Stava a sbagliare, vedi? È una pressione a Cerovia. Incredibile. Allora già parato la palla per la palla. Il passante è dura, Signori, per cortesia, il primo decimale dell'incontro. Signori, per favore. tatticamente come aveva fatto contro la Martinez, ha giocato bene nei momenti in cui doveva giocare bene, perché questa è la cosa importante per un nostro campione, una campionessa. Domani la finale si presenta abbastanza dura per lei, dipenderà molto come servirà la Seles, perché se Martina riuscirà ad attuare la stessa tattica, non ci sono quasi nessuno al mondo che può contrastare. Logicamente la Seles deve tenerla lontana dalla rete, assolutamente. La Seles, bisogna dire che tira anche più forte della Sabatini, è una maggiore grinta, del resto l'ha superata proprio nella classifica mondiale. Seles numero 4, Sabatini in quinta posizione. Ed ora vediamo se Martina avrà concluso le sue operazioni per l'intervista di rito di Ivana Vaccari. Sì, Martina, come tutte le prime donne, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, ha i suoi tempi.
Adesso dovrebbe arrivare, ecco Martina. Congratulations Martina. Una bellissima partita, molto tirata, dove lei ha sbagliato pochissimo e ci ha mostrato il suo tennis migliore, direi. Well, I made some errors, but Gabby didn't make very many. It was a really well-played match. It was a lot of winners, or forced errors, and we both gave it everything I had, and I was a little lucky at the end. Sì, è stata effettivamente una gran bella partita in cui tutte e due abbiamo giocato benissimo e ci sono, la cosa bella, ci sono state tutte palle vincenti, cioè nessuna delle due ha fatto errori eccessivi e quindi sono estremamente soddisfatta. Forse sono stata un po' più fortunata alla fine. Domani Monica Seles, una minorenne terribile del tennis mondiale, come la affronterai? Tomorrow then you have Monica Seles, who is the enfant terrible of tennis. She's a nice girl. She doesn't do anything on the court. She's a good sport and she hits the ball very hard from both sides. Not as much topspin as Gabby, but more power. But I feel that I can win. Obviously, I'm in the final, so I'm playing well, and I'm just excited to be there. Ci sono innanzitutto estremamente eccitata di essere arrivata in finale. Lei non trovo che sia terribile, come nel senso, nell'accezione del termine. È una ragazza molto simpatica che sa giocare un ottimo tennis e attacca aggressiva su ogni palla. Sono felicissima di essere in finale, ce la metterò tutta. Un'ultima domanda, Martina, alla luce di questo buon torneo che stai disputando, potresti ritornare sulla decisione di non andare a Parigi a Roland Garros? Do you think since you had these great results here, you might think bad about your decision of not going to Roland Garros? Not this year, maybe next year when there hopefully will be 3 weeks between the French and Wimbledon where I can rest some, but 2 weeks in between is just not enough time. It's not that I want to play the French, but it's not enough time to get ready for Wimbledon and rest and then play on grass. Forse non per quest'anno, ma per quest'altro anno, quando le settimane tra Roland Garros e Wimbledon saranno tre, io avrò più tempo per riposarmi. Quest'anno sono solo due, quindi non ce la faccio. Ti ringrazio tanto, Martina. See you tomorrow. Bye.